Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. E con soddisfazione e con orgoglio vi presento l'amica Stella Guarino, candidata alla provincia. Una candidatura voluta dalla sezione, non che viene dall'alto, condivisa da tutta la sezione e condivisa dagli amici di Cesa, di Succivo e di Cimiero. E siamo anche orgogliosi di portare qualcosa di differente di nuovo in provincia, visto che per anni abbiamo avuto alcuni consiglieri provinciali di questo territorio ben poco hanno fatto. Siamo sicuri che Stella ci darà degli ottimi segnali e noi diciamo a Stella che siamo tutti con lei, saremo vicino a lei, la sosterremo per tutta la campagna. Abbiamo aspettato oggi per aprire ufficialmente la nostra campagna elettorale perché siamo persone convinte che le cose si debbono fare quando si possono fare. Ringrazio in maniera sintetica, è come se lo facessi per ciascuno di voi, da Cesa, da Vicignani, da Succivoli, le persone di Pino Sarpo come coordinatore cittadino, di Giovanni Romeo come vice coordinatore cittadino di Cesa, i quali con un lavoro estenuante hanno cercato di mantenere in piedi una struttura, un'organizzazione per portarci forti alle elezioni provinciali. Con la mano e l'aiuto degli amici che hanno sempre condiviso con noi questo percorso. Lello Borzacchiello che da sempre continua a darci consigli e continua a muoversi sul territorio con Cesare Bortone, che rappresenta in sintesi il suo gruppo ex alleanzino che oggi è definitivamente nel PDL. Bisogna fare tanto e bisogna iniziare da questa competizione elettorale. Questo è un ringraziamento che va a Vicignano, nelle persone del coordinatore Enrico Della Gatta, il quale non ha esitato nel darci piena fiducia, nel darmi piena fiducia e nel dare a tutto il popolo della libertà il contributo necessario per vincere questa battaglia. E infine, ma non per ultimo, all'amico Bartolo Longo, il quale ha un entusiasmo contagioso. È una persona in gamba che ho conosciuto in questi giorni e che ha già trasmesso tutta la voglia di fare e di lavorare per questo progetto del PDL. Io sono qui a dire che sono la punta di l'attaccante di una squadra fatta di tanti giocatori che credono nella necessità di un'affermazione. Un'affermazione politica del PDL che non è un'affermazione di Stella Guarino a titolo personale. È un'affermazione di tutti quanti, oggi e in questi giorni, sapranno dare un segnale forte di affermazione del PDL in questi territori. È quindi necessario che ognuno metta da parte anche qualche malumore che fa parte della vita di ciascuno e che dia invece un segnale forte di appartenenza politica a un progetto, che è quello del PDL, che deve mandare a casa il Partito Democratico. Deve mandare a casa questo partito che non ha fatto nulla nei nostri territori. A me dispiace, io mi trovo a scontrarmi con un candidato uscente del Partito Democratico, che è il dottor Peppe Fiorillo, a cui però non posso segnalare nessuna iniziativa positiva sul territorio, anzi, neanche nessuna iniziativa sul territorio, che è ancora peggio. E allora dico, di fronte a quello che non è stato affatto realizzato sui nostri territori, quello che non è affatto avvenuto, perché come si dice, in ogni... all'antica dicono sempre chiunque fa sbaglia, ma chi non fa sbaglia peggio. Allora io dico bisogna dare un segnale di svolta, di cambiamento, e io sono qui a disposizione di tutti quelli che vogliono dare un segnale forte, non solo di appartenenza, ma di un cambiamento reale per realizzare le cose che servono a rilanciare l'economia, lo sviluppo. Siamo un paese diventato sempre più povero e anche rispetto a questo argomento io penso che bisognano prendere delle posizioni forti, di rilancio, di credibilità. La provincia ha delle competenze specifiche, ne dico due su tutte. Fondamentale è il ruolo che svolgerà da marzo in poi per la gestione dei rifiuti. Il commissariato straordinario di governo ormai non esiste più, è la delega per la gestione dell'emergenza rifiuti che ormai, voglio dire, rientrata grazie all'intervento del nostro presidente Silvio Berlusconi e di tutto il governo di centrodestra, ha finalmente dato una svolta al problema dei rifiuti. Ma la gestione ordinaria, una gestione ordinaria corretta della questione rifiuti oggi passa alla provincia, e la provincia di Caserta dovrà dare un segnale forte di capacità
di impegno, di conoscenza dei territori, dovrà avere delle capacità da mettere in campo, delle idee. E io sono convinta che con l'aiuto di Gricignano, di Cesa e di Succivo riusciamo veramente a porre attenzione sui nostri territori, ad avere un'attenzione organica, che è poi lo spirito fondamentale per realizzare una svolta nei nostri territori. Ancora, la competenza residuale della provincia è una competenza che riguarda le strade. Noi ci rendiamo conto che le strade, soprattutto nei nostri territori, su Cibo e Gricignano non sono da meno, è sotto gli occhi di tutti quanto siamo abbandonati attraverso una incuria, un disinteresse totale per le infrastrutture e anche per le imprese, per quanti lavorano anche e soprattutto in questi ambienti, sui nostri territori, che non hanno avuto nessun tipo di spazio a livello provinciale. Allora io dico, bisogna porre attenzione, bisogna porre la competenza. E io in questi anni di attività politica attiva, che mi vedono sedere ai banchi dell'amministrazione comunale di Cesa, che mi conosce lo sa, non mi sono sottratta a nessun impegno, non mi sono sottratta a nessun tipo di discussione, anche difficile, anche tortuosa. Mi sono seduta sempre con dignità, un orgoglio, avendo alle spalle un partito serio, aperto e libero da qualsiasi tipo di condizionamento esterno per discutere gli argomenti che riguardano i nostri territori. Lo farò in maniera ancora più allargata, perché il compito me lo impone. Il collegio è aperto ai comuni di Gricignano e di Succivo e a loro devo porre anche l'attenzione, soprattutto l'attenzione rispetto alle tematiche che provengono da quei territori. Chi mi conosce lo sa. Bisogna lavorare tanto, però bisogna mettere in gioco l'impegno e le capacità personali anche per garantire serietà, competenza e ascolto. Io vi ringrazio, ma vi ringrazio veramente per il segnale che forte oggi stiamo dando a tutti. Ringrazio gli amici che oggi sono presenti, nonostante difficoltà anche personali e politiche. Io dico la battaglia nell'ambito del PDL deve essere una battaglia comune, compatta, e all'interno del partito che si devono creare le nuove energie, le nuove forze. E a noi che va riconosciuto anche il lavoro estenuante che veramente attraverso i coordinatori che sono Pino Sarto e Giovanni Romeo si fa quotidianamente per cercare di mantenere l'equilibrio. Io dico oggi, facendo una nostra affermazione politica importante, a Cesa come a Gricignano e a Succivo, diamo un segnale forte che ci siamo, che il PDL c'è, che le nostre zone non sono d'appannaggio di una sinistra che fa un governo di parole e di chiacchiere. Bisogna mettere in campo l'energia del fare. Saluto cordialmente tutti gli amici dell'UDC che ci sostengono e che sono accanto a noi in questa battaglia elettorale, che vede il presidente Zinzi rappresentare in sintesi il nostro schieramento di centrodestra. E quindi a loro dico, bisogna dare il nostro segnale di forza. Io ci sono. Qualsiasi argomento debba essere trattato nell'ambito del collegio deve essere trattato con serietà e competenza. Non mi sottrarrò a nessun tipo di impegno. Bisogna però dare un segnale fortissimo, un voto schierato, e bisogna votare il PDL. Grazie. Circa un mese fa ci vedi in Cesa per discutere appunto di questo collegio. Fu proposto il tuo nome da Pino, anche se il tuo nome era già andato, già se ne parlava da tempo. E noi immediatamente abbiamo dato un sì incondizionato, consapevole, convinto che questa volta stavamo puntando sulla persona giusta, su un giovane in perfetta linea, diciamo, quella che è la visione mia di rinnovamento del partito. E se non cominciamo dal nostro collegio, diciamo, non possiamo andare a vedere poi eventualmente altre esperienze. Io sono molto schietta e ti dico che non mi è entusiasmato l'idea che ha portato alla formazione delle liste provinciali e regionali, in nessuna delle sue sfaccettature. Abbiamo comunque assistito a delle faide interne, a dei vincoli sociali, a delle clausole di simpatia, di antipatia, cose che non vanno bene ancora in partito, né a livello provinciale né a livello regionale. È una cosa simile che se a livello nazionale siamo un grande partito, in provincia di Caserta, in Campania abbiamo ancora la luce e da imparare. Mi auguro che da questa esperienza, comunque è sicuramente dalla tua elezione, possiamo cominciare a vedere al domani magari in un'altra ottica, un'ottica sicuramente diversa da quella in cui si è agito fino ad oggi nel partito di provincia di Caserta. Noi stiamo parlando di un consigliere uscente del vostro ex sindaco Fiorino.
Doreo è un non pervenuto, la sua presenza è successa nel palpabile, nella sua azione e in qualsiasi suo atto che abbia fatto in provincia. Noi siamo consapevoli che nel caso, con tutto il cuore che tu venga eletta, tu porti nella luce deserta delle sante uscite, ci sono paesi che hanno bisogno comunque di tante cose, alle logistrali, cosa è una cosa giustissima, alle lame della questione di Sud. Quindi sappiamo che nel momento in cui tu sarai in una provincia a questo paese, puoi trasferire in qualsiasi momento, e ti hanno una situazione. Enrico Della Gatta è rappresentanza del coordinamento del PDL a Gricignano e anche a te vorrei chiedere un intervento stamattina. Vorrei ringraziare te e tutto lo staff del PDL di Cese che scusami, anche Pasquale, sì. Di Barbato che è l'anima storica del partito a Gricignano. Organizzato in maniera eccellente questo evento, anche per le organizzazioni future. Tu hai fatto un passaggio importante per quella che è stata la storia politica del nostro collegio, che ha visto espressi nel Consiglio provinciale due esponenti di sinistra fondamentalmente, sia Cesare il dottore Fiorillo che Vicignali il signor Belletti. Hanno praticamente fatto nulla, oddio, quello che hanno fatto peggio di quello che è. Noi siamo qui a sostenerti perché crediamo nella tua persona e crediamo nel PDL, crediamo nel centrodestra che possa dare una svolta importante in quella che è la vita politica e strutturale della provincia di Caserta e non solo, ma anche della pace. Don Antonio, scusami Enrico, sì. Dottore Vito. Buongiorno a tutti. È importante la presenza del nostro caro Don Antonio. Io credo che questa volta dobbiamo fare una bella campagna elettorale. Dopo parla anche bella. Molto entusiasmante, è importante questo. Noi seguiamo quella che è stata la scelta nei due confronti, ci siamo aperti liberamente perché non abbiamo pregiudizi e crediamo ripeto, nella persona che è Stella Guarina e crediamo nel PDL. Noi seguiamo la stella, quella stella per voi siamo. Grazie. Dottore, due secondi, no, poi moderato, quindi aderiti. Ricordi le grandi battaglie ideali che facevano quelle che comandano oggi a livello provinciale e certo Cosentino, nessuno faceva politica nel 92, capito? La bagaccia pure che a livello provinciale. Io ho tanti amici a Cesare, la mia vita l'ho svolta qua, cioè sono orgoglioso di avere tanti amici che ci siamo ritrovati assieme, abbiamo fatto scuola assieme, abbiamo pranzato assieme, abbiamo fatto condiviso la vita. Sì, certo, insomma, voglio dire, quindi sono di casa. Io il mio ragionamento è brevissimo, dico come dicevano i latini, qui nessuno, cioè ognuno al suo posto, stiamo già nella barca pronti per farlo salpare su grandi vette. Vedete, il PDL, questo partito che è tutto e niente, ma ha delle grandi intuizioni. Cioè la grande intuizione del PDL è incominciare a rinnovare la classe dirigente, ma a rinnovarla nella sua non tanto candidato di mezza tacca, ma voi avete un candidato a Cesa, un candidato di grande stile e di grande intellettualità. Ecco, questo è l'augurio che io faccio agli amici di Cesa, che faccia Stella Guarina, come diceva il mio coordinatore, nel rinnovamento per far salpare questa nave su grandi risultati, su risultati importantissimi che poi qua in effetti questi risultati si concretizzeranno per la salvaguardia di che cosa? Del collegio, cioè dei cittadini, le battaglie a favore dei cittadini, a favore della gente, a favore principalmente delle libertà. Ecco, c'è stato un passaggio di consiglieri provinciali del PD che sono stati eletti, benissimo, ci fa piacere, sono compaesani, però quando poi sono inetti, sono incapaci, non hanno una programmazione, non hanno una progettualità, non hanno intuiti, non hanno alcun senso di fare politica, poi ce ne veniamo e praticamente ci ricandidiamo, ognuno certo è libero di farlo perché siamo in democrazia, però io credo che quando c'è un fallimento bisogna che i cittadini vanno ad analizzare l'aspetto fallimentare di questi situazioni. Con Don Antonio, al quale mi lega
grande amicizia, noi facevamo battaglie nei partiti di opposte sponde, però ci siamo sempre stimati bene come adesso. Stella, auguri, grazie. In bocca al lupo. Auguri a tutti, e perché noi siamo una giovane squadra. Un gioco di squadra. Sì, tocca a me. Chiudi tu la nostra giornata di presentazione. Io vorrei iniziare con una poesia dedicata a questo. Non so scritto che leggerlo. Lui da 13 anni. Da 13 anni, una sola poesia scritta e non ne scrive più. Per il mio paese. Da 13 anni siamo eletti in un'amministrazione di sinistra. Dopo 10 anni più di politica fallimentare, politica personale, politica clientelare, vedi lì, vedi i servizi sociali, vedi l'assunzione. Bravo! Siamo con Stella Guarino, candidata del PDL per il collegio Cesare Cignano Succivo alle prossime elezioni provinciali. Allora, l'avvocato Guarino è attiva politicamente da tanti anni su questo territorio, ma noi volevamo chiedere quali sono le motivazioni che le hanno spinte a candidarsi? Le motivazioni partono da lontano. Io credo che bisogna mettersi in gioco per riuscire a cambiare la realtà in cui viviamo. C'è un degrado assoluto che riguarda l'infrastruttura, l'economia, il lavoro. Io credo di poter dare una speranza, soprattutto per le generazioni nuove, quelle che credono nel governo per fare. Fare significa mettersi in gioco, mettersi in campo e cambiare le cose dall'interno. Credo che attraverso la mia esperienza politica, anche come consigliere comunale qui a Cesa, ho dato un segnale forte per poter dare un cambiamento al nostro territorio. Bisogna fare di più e fare meglio, con competenza e senso di responsabilità. Ecco, appunto, il governo per fare, promosso dal PDL, di conseguenza anche da lei che rappresenta il PDL a livello provinciale. Cosa bisognerebbe fare per questo collegio Cesare Cignano Succivo, in particolar modo per il paese di Cesare? È importantissima l'azione di governo della provincia attraverso due fronti particolari, che sono poi quelli che quotidianamente ciascun cittadino vive sul proprio territorio. Uno, a entrare a gestire finalmente con consapevolezza e senso di buon governo la questione rifiuti, con la fine del commissariamento dei rifiuti e quindi col rientro dall'emergenza, con la gestione ordinaria, grazie al governo Berlusconi, la provincia diventa l'unico ente che dovrà gestire in concerto con i comuni questa gestione dei rifiuti. Ed è importante dare un segnale di consapevolezza, evitare gli sprechi, evitare il clientelismo, la politica delle vuote parole e realizzare fatti che possono soltanto migliorare il nostro territorio, che sono completamente dilaniati da una gestione clientelare, affaristica e che non crea assolutamente sviluppo. Ancora, anche un'attenzione rispetto ai territori, anche qui Cesare, Cignano e Succivo hanno le stesse medesime esigenze, quello di poter avere una viabilità migliore anche attraverso strutture, infrastrutture che gestiscano meglio i collegamenti tra le varie realtà territoriali in raccordo con la provincia. Io credo che il nostro impegno sia quello di confrontarci con le esigenze di tutti e essere in grado di gestire in maniera corretta la macchina amministrativa che ha mille problemi. Bisogna semplificare il rapporto tra amministrazione e cittadino, garantendo servizi reali di un'assistenza reale sul territorio. Basta con gli slogan fatti soltanto di una politica clientelare e affaristica. Bisogna creare servizi per il cittadino. Quindi questi gli obiettivi fondamentali della sua campagna elettorale che ricordiamo oggi si è aperta ufficialmente, giusto? Sì, è oggi che si apre ufficialmente ovunque sul territorio provinciale e regionale. Anche l'appuntamento del 28 e del 29 marzo riguarderà tutti i collegi della provincia di Caserta e così come riguarderà anche la regione Campania. Siamo impegnatissime, stiamo girando ovunque possa essere portato un segnale di rinascita, di cambiamento. Il voto del 28 e del 29 marzo deve essere un voto schierato, un voto per il PDL, un voto di appartenenza e bisogna dare un segnale forte di rilancio della provincia di Caserta con il PDL e con Zinzi, presidente della provincia di Caserta, così come la regione Campania con Caldoro presidente. Noi ci crediamo e combatteremo per riuscirci, grazie. E noi ringraziamo per la sua disponibilità e le facciamo i nostri auguri. Grazie.